dopo 10 anni riapre il Palaveliro di San Giorgio a Cremano. A inaugurare la struttura, che mira ad essere una cittadella dello sport e punto di ritrovo per la collettività, il neosindaco Giorgio Zinno, che ha contribuito all'evento in collaborazione con un gruppo temporaneo di imprese guidate dall'AIX. Le attività del Palaveliero, i cui ritardi burocratici ne hanno tardato la riapertura, partiranno a pieno regime dopo l'estate. Tra le varie offerte sportive, corsi di arti marziali, aerobica, pallavolo e ginnastica artistica. Interessati dai lavori di ripristino, i campetti, il parco e l'area giochi, i bagni e gli spogliatoi. Presenta all'inaugurazione il presidente dell'AIX, Alessandro Papaccio. Riapriamo un luogo ai cittadini di San Giorgio, ai soci dell'AIX, quindi per me è un momento di orgoglio, cioè sono felice di questa giornata, speriamo che vada tutto bene. Il tempo ci deve assistere un po'. Riapriamo l'attività, tempo fa gestivamo il Palaveliero, eravamo a 600 iscritti, speriamo di incrementare, abbiamo messo nuove attività, porteremo la ginnastica ritmica e porteremo qualche evento nazionale. Posso già garantire che porteremo il campionato nazionale AIX di ginnastica ritmica a Napoli con la presenza di oltre 500 atlete.